Hola amigos e benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft. Oddio che cosa. Oh mamma mia. Ok, allora siamo arrivati ai 500 iscritti. È una cosa veramente incredibile. E adesso quindi andiamo ad aggiornare il nostro libro degli iscritti, che dovrebbe essere questo. Esatto, libro degli iscritti, andiamo avanti. Questo qui, allora, ai 100 iscritti ho fatto questo, quindi andiamo a farlo anche qui. Ok, adesso non faccio uno speciale per i 500 iscritti perché mi risulta un po' difficile, visto che questi giorni sta per iniziare la scuola e molto tempo per organizzare le cose per questo let's play, per queste puntate di Minecraft Survival che sono veramente fighe, perché guardate qui, cioè chi è che costruisce cose del genere? Mamma mia, ho anche aggiunto il beacon al mio villaggio, cioè alla mia casa, alla mia dimora. Qui devo aggiustare le scalette assolutamente. Ok, e quindi per questo non faccio lo speciale 500 iscritti. Vi ringrazio soltanto e vi dico che dovete continuare ad iscrivervi e a seguirmi, così arriveremo subito a 1000 iscritti. Ok, beh, ovviamente se mi volete bene e se volete che questa serie continui. Va bene, comunque qui è il beacon che ho aggiunto con sollecitudine 2, perché sotto vi faccio vedere e poi andiamo a fare i lavori nell'end che vi ho anticipato nello scorso episodio. Ok, tipo scendiamo qui nell'acqua. Sti cavolo di cavalli che non si tolgono, perfetto. Ebbene sì, qui sotto praticamente abbiamo il beacon che ho messo sollecitudine 2 perché devo scavare il tutto. Come potete vedere, qui è finito. Qui c'è il beacon e qui sotto ho iniziato un'altra sessione di scavaggio. Di scavaggio? Si può dire? Boh, di mining session. Si può dire meglio. Ok, e praticamente qui sotto ci sono veramente tantissimi minerali. Questa stanza sarà grande come quella di sopra e qui ci sono i minerali che servono per attivare il beacon. Ok, intanto qui ho visto una slime che vado a uccidere e poi ci trasferiamo nel land perché voglio iniziare a fare appunto i lavori. Ragazzi, secondo voi cosa sto facendo? Penso che l'avrete capito. Allora, sto mettendo torce per tutto l'end affinché gli Enderman non spawnino più. Perché, ragazzi, se andiamo a costruire la casa su quella sporgenza lì, gli Enderman cazzuti vanno a rompermela togliendo blocchi. E per evitare questo, facciamo in modo che in questa isola dell'end non spawnino più Enderman. E per questo mettiamo tante torce. Adesso vi faccio vedere un attimo il punto che ho raggiunto. Adesso ci mettiamo un po' le ali per volare. Perfetto, questo è l'arco per ali. E ci buttiamo. Allora, prendiamo un po' quota. Se ci riusciamo, probabilmente. Ok. Sì, è un po' difficile. Perfetto. Un'altra freccia. Ok, abbiamo raggiunto la quota desiderata. Allora, come potete vedere, ho illuminato quasi tutto. L'unica parte che mi manca è questo centro e questa parte qui, che adesso vado a completare. Quindi faccio un altro stacco. Oh, mamma mia, sciotta la barca. Faccio quest'altro stacco, finisco di piazzare tutte quante le torce, che ho un lavoro lunghissimo, ragazzi. Ci ho messo tipo 3 ore e mezzo per fare tutto quanto questo.
E poi ci vediamo tra poco per iniziare a costruire la nostra casetta. No! Che cosa c'è scritto qui? Che cosa sta fuori dal mondo? No! Ha perso tutto! No! Che palle! Due tremende palle! Mannaggia gli Enderman che non si fanno mai cazzi loro! Ah, perché? Perché adesso mi devo rifare armatura, attrezzi, tutto! Ho perso tutto! L'uniche cose che mi sono rimaste è lo scudo, questi picconi qui, cioè attrezzi, niente, non mi è rimasto più niente. Ah, no, niente ragazzi, questo episodio doveva essere uno felice, andavamo a costruire una bella cosetta. E no, e invece che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rifarci l'armatura intera. Indistruttibilità, il ripristino, va bene, le ali. L'unica cosa buona è che ho finito di fare e di mettere tutte quante le torce. Adesso non dovrebbero spawnare quasi più Enderman perché qualcuno sempre spawna da qualche parte. Un culone, sì. E adesso la prima cosa che dobbiamo fare è andare a costruire la farm di Enderman perché mi serve esperienza per farmi questa tuta, questa armatura. Perché non posso stare gli anni, ma proprio gli anni, a fare cose del tipo uccidere scheletri all'infinito. Ok, adesso dopo 4 ore di piazzamento torce in giro per land, adesso lagga pure, figuratevi. Cosa mi fa? Mi va sia a laggare che a perdere tutta la roba che avevo. Ok ragazzi, allora ho completato tutto quanto, le luci ho preso, sono morto però, dai, adesso non c'è nemmeno un Enderman, tranne quello. Ma non fa niente. Sì, adesso andiamo a fare la farm di Enderman che si trova qui sotto. Cioè, ho iniziato a preparare il tutto. Praticamente dall'ultimo blocco dell'isola del Land, tipo quello là dovrebbe essere. Sì, perché questo l'ho aggiunto io poi. Contiamo 130 blocchi. Ho fatto 140 per sicurezza perché è più figo. E arriviamo a quel punto. Adesso lanciamo Ender Pearl. Perfetto, per arrivare. Non mancato, mamma mia. Ok, non usiamo più Ender Pearl. E siamo arrivati al punto. Adesso mangiamo, perché è meglio mangiare. Ci mettiamo queste qui. E mi sono preparato una piazzola dove mettere tutte quante le cose. Ok, perfetto. Adesso dobbiamo fare, adesso la iniziamo soltanto poi, la completiamo nel prossimo episodio perché ovviamente il tempo è già finito, mi sto dilungando un po'. Comunque guardate quanto è figa l'isola da qua. Adesso da questo blocco qui dobbiamo salire, aspettate fatemelo piazzare, ho sbagliato blocco, prendi i pilastri. Ok, 43 blocchi, anzi 42 perché questo livello 0, 1 è già questo, quindi no, perché facciamo questa zona rialzata di 1, visto che qui ci vanno gli hopper, quindi dal livello 2 dobbiamo aumentare di 43, quindi dobbiamo arrivare al livello 45.
Adesso vediamo un po'. Praticamente dobbiamo fare una piattaforma 32x32. E guardate quanto è figo sto posto. Allora, perfetto. Dovrebbe trovarsi. Ok, poi qui dopo ci andremo a mettere una scaletta per salire più facilmente, mentre qui dobbiamo fare un'altra colonna di purpur. E intanto qui dobbiamo fare una piattaforma 32x32. Quindi questo è il blocco centrale, ci mettiamo il coso qui e facciamo 1, 2, anzi 1, 2, 3, 4, 5, 16, eccolo qui. Questo è 17, lo togliamo. Adesso anche da qui facciamo una cosa del tipo 1, 2, 3, 4, 5, 16, ecco qui, e ovviamente ripetiamo questo per tutti gli altri due lati. Ok, una volta fatto questo, uniamo tutto quanto. Dovrebbe uscire una cosa 32x32. Ok ragazzi, allora questa è la farm di Enderman che ho iniziato a costruire. Adesso ve la vado a illustrare velocemente perché abbiamo finito davvero il tempo e sto sforando anche troppo e mi è finito anche il cibo. Come potete vedere qui sono morto poco fa perché sono caduto da troppo alto. Adesso riprendiamoci le cose. Perfetto, questo ce lo mettiamo in F, questo tac tac tac, adesso questi due, questo qui, questo qui, ci prendiamo una freccia perché ce l'abbiamo, abbiamo tutto, sì, perfetto, bello. Ok, adesso come potete vedere ho fatto questa altezza. Praticamente da questo blocco serve 1, 2, 3 fino ad arrivare a 43 blocchi. Ok, allora a questo 43esimo blocco ho messo mezzo scalino così e di lì ho per sotto per raccogliere l'enderpearl che qualcuno è caduto e l'ho ucciso. Ok, poi ho fatto questa scalinata con delle protezioni alte 2 per non far uscire gli Enderman e anche per controllare se qualcosa si va storto. E inoltre ho messo questo muro perché l'ho messo come decorazione e per non far spargere in giro esperienza e enderpearl se non dalla mia parte. E poi qui verrà tutto quanto chiuso perché dopo decoreremo. Comunque vi faccio vedere il soffitto. Adesso mi riprendo le torce perché mi sono cadute dentro. E saliamo. Ok, che bello salire. Ciao, tanto bello. La piattaforma è larga 32x32, cioè come potete vedere ha 32 blocchi da un lato e 32 blocchi dall'altro, soltanto che penso di allargarla un po' perché non so se può servire, però non si sa mai. L'allargo un altro paio di blocchi tanto per. Allora qui sopra adesso ho tolto qualche torcia per provare a vedere se cadevano come idioti da soli, però non cadono e quindi adesso ce le rimetto le torce per non farli spawnare. Guardate già quanti sono, soltanto che ho tolto qualche torcia. Va bene, adesso se facciamo cadere uno di qua, vediamo subito, boom, ok, noi scendiamo, anzi ne faccio cadere anche un altro per sicurezza, se infatti quello si dovrebbe essere arrabbiato. E intanto scendiamo con un enderpearl, magari si fa pure più veloce, ecco. Vabbè, comunque questo qui è l'enderman che è caduto. Adesso se lo andiamo a colpire con un colpetto, l'esperienza arriva a noi e gli enderpearl vanno a finire qui dentro. Questi hopper sono tutti quanti collegati verso questo che è collegato a questa cassa. Poi sistemeremo il tutto, abbelliremo, faremo il sistema di per far arrivare gli Enderman qui giù, però tutto nel prossimo episodio. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Mannaggia la miseria che mi è morto, cioè sono morto e ho perso tutti quanti gli item che probabilmente in uno dei prossimi episodi andiamo a rifare.
Intanto abbiamo questi qua, l'armatura l'ho tolta perché per quello che dobbiamo fare, quella là aveva spine e l'Endermite poteva morire, quello che dovremo andare a piazzare sopra. Ma tutto questo nel prossimo episodio, quindi non perdetevelo. E quindi l'ultima cosa, scusate se il video è uscito tanto in ritardo, ma ho avuto problemi per registrare e montare. Lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e ciao a tutti! Ebbene sì, quest'oggi andiamo a sconfiggere ben 5 Ender Dragon!